12 partite alla fine con 6 punti da recuperare ci sia compromesso il campionato. Siamo una squadra che comunque sia riesce a giocare anche fuori casa con una squadra come Sant'Elia, fare il nostro gioco, siamo partiti in vantaggio. Come partita direi che il primo tempo più per il progetto Sant'Elia, poi il secondo tempo magari più per noi. Il rammarico di aver preso gol al 46esimo, quello sì. Al di là di questo però l'esordio di Alberto Sanna mi è sembrato interessante, no? Sì, avevamo alcune assenze importanti, soprattutto come fuori quota. Alberto ha fatto bene, è un uomo che ci può dare tanto, ci può un bel aiutare, peso in attacco. Ci mancava una punta che finalizzasse i cross delle ali. Sì, sì, infatti la prima azione è stata. La prima azione del pareggio è stata bellissima nel cross dalla fascia di Kirchi, che oggi è stato superlativo. Ma mi piacerebbe elogiare tutta la squadra, insomma, la squadra ha giocato bene. Certo, come mai ha tolto Kirchi? Kirchi è. In settimana ha avuto dei problemi alla coscia, professore, e quindi abbiamo deciso di togliere gli ultimi 4 minuti anche perché era faticato e quindi ha stato lui a chiedere il cambio. Alla luce dei risultati ha perso il San Teodoro, ha perso il Fertilia, il Castellas invece ha vinto 1-0. Muravera pareggiato, il Porto Torres ha pareggiato. L'antagonista maggiore a questo punto del Porto Torres chi crede che sia? Ma io penso che comunque sia tutto il plotone fino al Castiadas sia lì per poter insediare insomma, il Porto Torres, perché Porto Torres, Muravera, Fertilia, Castiadas sono quelle un po' più in avanti, che stanno meglio in questo periodo. Però in 12 partite può capitare di tutto, basta che vinci 3 partite di seguito e ti ritrovi di nuovo. Sono d'accordo. Il campionato è molto livellato perché anche le squadre di bassa classifica si sono rinforzate, vedi Fila Simius, vedi Ittiri, vedi Terralba, quindi il campionato sta diventando molto bello, molto livellato. Perfetto, grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi.